Sono 100 le famiglie di Reggio Calabria in condizione di vulnerabilità economica e sociale che rischiano di non poter accedere a un paniere minimo di beni e servizi energetici, a cui verranno destinate risorse per il pagamento delle bollette, lampadine LED, basso consumo e che saranno affiancate con un'attività di formazione sulla consapevolezza energetica. Questo il progetto di Banco dell'Energia Onlus, l'organizzazione senza scopo di lucro promossa da A2A e dalle sue fondazioni che sostiene le famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale. Il progetto è reso possibile grazie al contributo di Edison. L'iniziativa, già sperimentata a Quartogiaro e a Tor Pignattara, è stata presentata a Reggio Calabria. La situazione di emergenza energetica che stiamo vivendo richiede una risposta di sistema che impegni tutti gli operatori del settore. Il nostro contributo si declina nel dare un contributo attraverso associazioni che conoscono il territorio, un contributo economico selezionando 100 famiglie alle quali noi andremo a manlevare una gran parte del costo della bolletta energetica, tema particolarmente rilevante quest'anno perché i prezzi dell'energia sono cresciuti molto. Un progetto che si inserisce in un quadro particolarmente drammatico, come dimostra l'indagine effettuata da Ipsos per Banco dell'Energia. Dall'indagine emerge che quasi un italiano su 4 crede di essere all'apice dell'emergenza. Al sud questa convinzione è più radicata. Sosteniamo le famiglie in primis, ma sosteniamo anche chi aiuta le famiglie bisognose. Le due cose vanno spesso a braccetto, bisogna cercare anche, ove possibile, di rendere indipendenti i soggetti che aiutano gli altri, e questo è un tema molto importante. È un momento drammatico per la nostra regione, ha detto la vicepresidente della regione Calabria Giuseppina Princi, nella quale sono tantissime le famiglie a rischio di povertà energetica. La regione Calabria accoglie favorevolmente questo progetto nazionale, il primo del Sud che va ad interessare la città di Reggio Calabria nello specifico. È un percorso che noi sposiamo, che si lega a delle iniziative proprio a sostegno della povertà che in questo momento interessa tantissimi cittadini calabresi, che noi metteremo in cantiere prossimamente.